Formula 1, ovvero tecnologia esasperata. Probabilmente proprio a questa tecnologia, ai materiali compositi con i quali sono costruite le monoposto dei nostri giorni, Alessandro Zanardi deve la vita. L'italiano della Lotus è stato protagonista di un incidente spaventoso nel corso delle prove libere di questa mattina. All'ingresso della curva dell'Eau Rouge, Zanardi ha perso il controllo della sua monoposto. La vettura è uscita di strada ad oltre 200 km orari. Dopo il violento urto frontale con il guardrail, ha perso le quattro ruote e il cambio. Poi ha proseguito la sua folle corsa, fermandosi sul lato opposto della pista. Zanardi, seppure sotto shock, è rimasto sempre cosciente. L'abitacolo ha resistito all'urto e questo ha evitato conseguenze gravi al pilota. Dopo i primi soccorsi, Zanardi è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un attacco che ha dato fortunatamente responso negativo. Sui resti della Lotus è uscito di strada anche Ayrton Senna. Il pilota brasiliano è stato poi ammonito dai commissari per non aver rallentato con le bandiere gialle in maniera adeguata, rischiando di investire lo stesso Zanardi e i suoi soccorritori. Un comportamento gravissimo, soprattutto per un tre volte campione del mondo.